questo dualismo da corpuscolo pergamento. Einstein nel 1905 scopre l'effetto fotoelettrico, ma pubblica il suo primo lavoro sulla relatività, la relatività cosiddetta speciale. Qual è il problema? La luce è un'onda elettromagnetica che ha tutto quello che sembra si propaga in un mezzo, che chiamiamolo etere, qualunque cosa sia, è l'etere, comunque è un mezzo che c'è. Ma allora, è possibile misurare il vento di etere? La Terra si sposta intorno al Sole, nel cosmo, insomma, non c'è da pensare che l'etere sia fermo per l'appunto rispetto alla Terra, se no si ritorna a Aristotele, no? Noi siamo al centro dell'universo e l'etere si sposta con noi e tutti questi, no? Quindi, in qualche modo deve essere possibile misurare il vento d'etere, come in un vagone aperto è possibile misurare la velocità rispetto all'aria misurando la velocità del suono all'andata e al ritorno. In un caso la velocità si somma con quella dell'aria, quindi vedo il suono andare più velocemente, nell'altro si sottrae e quindi arriva più lentamente. Allora se misero questi due nel 1889 fecero un esperimento cruciale, famosissimo, che si chiama esperimento di Michelson-Morley. Presero un bel tavolone di granito a galleggiare nel mercurio, vi ricordate il mercurio di Torricelli, c'era morto. E però con questo tavolone di granito assorbiva tutte le vibrazioni, serviva. E qui tutto un sistema di luci che poi imbalzano su specchi che sono semi riflettenti, quindi parte del raggio va di qua, parte va di là, insomma si riesce a fare un'interferenza tra lo stesso raggio di luce che viaggia una volta in un verso e una volta nel verso perpendicolare. Se la Terra da qualche parte ha un vento d'etere, girando questa piattaforma io lo dovrei vedere perché da qualche parte si spostano queste frange di interferenza che si fanno tra le due onde. E vedendole spostare io posso misurare quale vento d'etere da che parte è. Gira e ti rigira, nessun vento d'etere pensa. Allora, Lorentz, grande teorico, pensò di risolvere il problema dicendo: quando un oggetto si muove con il vento d'etere a prua, diciamo, subisce una contrazione. Questa contrazione fa sì che il raggio dovrebbe andare più lentamente, perché però c'è meno spazio e quindi ci mette lo stesso tempo e quindi non sarà mai rilevabile questo vento d'etere. Le trasformazioni che tengono conto di questa contrazione si chiamano trasformazioni di Lorentz e vide che effettivamente prendendo le equazioni di Maxwell e trasformandole con le equazioni di Lorentz si ottenevano dei risultati coerenti, cioè erano ancora, come si dice, le equazioni di Maxwell sono invarianti per trasformazioni di Lorentz. Ma c'è un problema, cioè che questa roba si schiaccia così. Interviene Einstein e fa la relatività descritta e dice: no, poniamo un postulato alla base. Il postulato è che la velocità della luce è costante per tutti gli osservatori in moto uniforme gli uni rispetto agli altri. Questo vuol dire che se un'astronave viene verso di me a una velocità pazzesca, vicina a quella della luce, e mi manda un raggio luminoso, io vedo il raggio luminoso andare alla velocità della luce, non di più. Ma contemporaneamente l'astronave vede il raggio di luce allontanarsi da sé alla velocità della luce, non di meno. Questo è spiegabile solo se le scale di tempo nei due posti sono diverse. E quello che succede è che se io guardo dentro l'astronave che sta avvenendo, io vedo la gente rallentata, ma loro dentro l'astronave non si vedono velocizzati, si vedono normali, non si vedono nemmeno rallentati. Tra l'altro, se loro guardano me,
non mi vedono velocizzato, mi vedono rallentato anche loro. Questo che sembra un paradosso, però è abbastanza evidente da, vedendolo in quest'altra maniera. Ora si parla di spazio-tempo, e quindi il tempo viene a far parte, come le altre grandezze, dello spazio. Nella prospettiva, se due sono lontani, si vedono piccini, ma io vedo piccino lui, ma anche lui vede piccino me, non è che se io vedo piccino lui, lui vede grande. Questa reciprocità c'è anche nelle trasformazioni relativistiche, in cui a questo punto il tempo assoluto non esiste più. E lo spazio assoluto non esiste più, ma esiste questo tessuto, lo spazio-tempo. Però lo spazio-tempo prescrive comunque dei comportamenti certi, cioè se un corpo segue una certa traiettoria deve seguire quella lì per forza, perché la legge è quella lì. Nel caso della meccanica quantistica invece, che tra l'altro Einstein cercò di osteggiare, le cose non sono mai determinate, ma addirittura ci fu una grande polemica perché l'equazione che risultò descrivere il moto di un elettrone intorno a un atomo, questo è l'atomo, il fatto che l'elettrone che si muove in questa bolsa non è un infinito, sono i lobi di dove c'è la massima probabilità di presenza di un elettrone. Cioè, viene fuori che anche l'elettrone viene descritto da un'equazione che è fatta così, grosso modo. Ve la scrivo in maniera, questa lettera è una lettera greca, si chiama psi. Un'equazione che manca, è un'equazione d'onde. Oh, guarda caso, ma allora c'è davvero il dualismo onda così. Comunque sia, questa che non è scritta così è di molto più grande, più complicata, ma l'ho messa per ricordare quello che ho fatto prima, si chiama equazione di Schrödinger. E questa funzione psi andava interpretata. Chi diavolo è psi? C'è chi la interpretò come una densità di carica. Allora, questa storia che delle volte sono onde, delle volte sono corpuscoli, ci può dare l'idea di considerare l'elettrone un po' spappolato intorno all'atomo e che quindi questo mi dica un po' la densità di ciccia dell'arte dell'elettrone intorno all'atomo. Ma insomma, c'era chi non piaceva questa interpretazione. Alla fine vinse un'interpretazione, la cosiddetta interpretazione di Copenaghen, da, per l'appunto, la città dove è stata questa cosa. Ad opera soprattutto di Niels Bohr, che è uno dei grandi scienziati alla base della teoria quantistica. L'interpretazione di Copenaghen dice che la psi è solo una probabilità, mi indica la probabilità di trovare l'elettrone in una certa posizione, cosa che però non sarà mai certa, perché c'è il 95% di probabilità di trovare l'elettrone dentro questi lobi. C'è lo 0,08% di trovarlo anche laggiù. E questa interpretazione fu osteggiata da Einstein, che disse una frase rimasta famosa: Dio non gioca a dadi con l'universo. Però è rimasta l'interpretazione vincente. Come è oggi un'interpretazione vincente, ma nello spirito di questo corso sottolineo che è un'interpretazione, quello che viene sbandierato come la verità assoluta sulla la verità finale sull'universo, cioè il cosiddetto modello standard e il modello del Big Bang sostanzialmente. C'erano molte alternative al Big Bang, beh, sostanzialmente compendiate in una. Il Big Bang si contrappone allo stato stazionario. Ebbene, c'è stato un momento nella storia tanti miliardi d'anni fa in cui tutto era concentrato e per qualche motivo è esploso. O la teoria alternativa che diceva nell'espansione dell'universo, perché tutte e due queste teorie si basano sul fatto che l'universo sembra espandersi. Ma qui ci sa materiale per una quarta, sì, ci sa materiale per una quarta,
E allora però la cosa veramente eccezionale, perché non è un caso se a me mi piace tanto Dante, perché nel 29° canto del Paradiso c'è il Big Bang. Com'è che dice? Fa non per avere a sé di bene acquisto, che esser non può, ma perché suo splendore potesse risplendendo dir subsisto in sua eternità di tempo fore, for d'ogni altro comprender come i piacque saperse in novi amori l'eterno amore, che sarebbe non per volere amore per sé, perché per egoismo, ma perché potendo risplendere potesse dire esisto, fuori dalla sua eternità l'eterno amore si aprì in nuovi amori, proprio per poter risplendere. Un'ultima cosa, che tanto per dare un'idea di che diavolo è questo bosone di Higgs. Ora, la cosa straordinaria è che praticamente questo etere, e c'ha un pochino il vizio che ci aveva il corpuscolo, cioè risorge. La relatività di Einstein aveva abolito con questa storia dei sistemi di riferimento variabile, lo spazio e il tempo sono relativi, non c'era più nessuna necessità di etere. Il campo elettrico e il campo magnetico esistono così come esiste questa lavagna, che magari è fatta di campi elettrici e magnetici, tra l'altro, perché E uguale M c quadro, fortunatamente non si sa. Ma allora si può ipotizzare di riuscire a fare il vuoto, ci levo tutta la materia possibile, ma bisogna anche, ci levi anche tutta l'energia possibile, quindi arrivi a uno stato di freddo, freddo, una cosa buonissima, che in tutto il sistema solare il posto più freddo pare sia un posto a Ginevra. Sì, primo, così. Nei laboratori è sempre questo posto. In quella zona lì che cosa c'è? Beh, c'è comunque una cosa che si chiama campo quantistico di punto zero. Cioè, nel momento in cui c'è lo zero, siccome tutto è un ribollire probabilistico di cose, in realtà non c'è mai tutto, c'è sempre qualcosa che ribolle. E questo è il campo di Higgs, lo chiamano. Ma che è questo campo di Higgs? Beh, è quello che permea tutte le cose, e c'è anche dove non c'è nient'altro che lui. Questo l'ho già sentito, aspetta. Ma questo è vero? No, siamo che ha risolvente, si chiama campo di Higgs. In ogni caso, un campo di Higgs, che relazione c'ha sto campo che sarebbe in qualche modo permeante tutto col bosone che nella nostra testa è una pallina? Beh, per, diciamo così, per fare un esempio, supponiamo di avere acqua e cielo dello stesso colore, un nebbione magari, qualcosa, acqua e cielo dello stesso identico colore, e io non riesco a vedere se c'è acqua o se c'è cielo. Cosa posso fare? Posso prendere un sasso e buttarlo nell'acqua e vedere fare spruff. Il bombardamento nell'acceleratore di Ginevra è buttare sassi nell'acqua, e il bosone di Higgs è vedere lo spruff sostanzialmente. Ma purtroppo c'è da dire che tutte le volte che mi prende qualcosa è perché c'ha degli occhiali, cioè la sua teoria precedente, tutte le sue impostazioni teoriche, che gli fanno vedere cose che magari non esistono. La cosa più curiosa degli esseri umani, nessuno se ne voglia, ma ho conosciuto qualche filosofo e sono fatto la convinzione che i filosofi sono gente che dà nome a cose che non esistono e poi vive in questo mondo di fantasmi. Anche solo loro capiscono, magari nemmeno se non hanno gli stessi fantasmi si arrischiano. Comunque, per ora vi lascio.